Allora, io sono Marcus Gronne, signore e signori, bentornati su Turmoil. Vi è piaciuta la prima puntata, quindi lasciate un sacco di pollicioni in su per questa seconda puntata dove andiamo nel deserto. Sì, sto lasciando, lo so, me ne rendo conto. Ed ecco qua il deserto, dove andiamo a cercare il petrolio. Io andrei su queste dune qua, le tiro a caso all'inizio. Perché non mi fa fare prima? Beh, vaffanculo, fammi fare prima. Beh, venduto! Attenzione, perché adesso sembrano esserci delle rocce. E se vedo un diamante, ho bisogno di una talpa per portare in superficie, ti posso insegnare questo. Ok, la talpa al diamante. Non ho capito come fa la talpa a prendere il diamante, ma va bene. Comunque, compriamo le nostre amiche talpe. Ed ho comprato anche delle dimensioni immaginate per il nostro silos. Quindi andiamo a scavare. Prova la talpa? No, non la voglio provare. Perché me la fai provare? Va bene, qui. Vai, talpa. Allora, cerchiamo subito con i rabdomanti. Ha trovato il petrolio la talpa. Che figa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Talpa, 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 petrolio ed è anche buono, ragazzi. Allora, dov'è che sta salendo? Da nessuna parte. Che culo. Grazie, Marcus Cron. Chi è quest'uomo? Clicca sul pulsante del silo per. Ah, ok, posso potenziarlo. Costa solo 100. Buono, ragazzi, davvero buono. Aspettiamo che sale il prezzo da una delle due Hink. Oh, il prezzo del greggio sta salendo. Andiamo a venderlo e possiamo mettere. Abbiamo abbastanza soldi per mettere quest'altro qui. Potenziamo i cavalli, così ciucciano di più. Bam, 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 bam. Siamo a 3000. Dobbiamo fare di meglio, ragazzi. Attenzione, ragazzi, abbiamo trovato delle rocce. Quindi proviamo a fare il giro perché ancora non ho il potenziamento. Che culo petrolio. Io mi potenzio il tubo e a questo punto direi di accumularlo. Sono stracolmo di petrolio, ma il prezzo non sale. Quello lì rimane a 78, lì mortacci tua. 79, dai. Ho paura delle fuoriuscite, però dovrei trovare un modo per bloccarla, per dirgli no, non adesso. Però non so farlo. Guardate qui, ho dovuto aggirare questa roccia e questo giacimento è molto molto cicciotto. Ok, stiamo vendendo tutto alla Left Inc. Io farei altri cavallucci marini. Anche se ho raggiunto il massimo, vendiamo, vendiamo, vendiamo prima che scenda. E siamo già a 10.000, quindi buono. Oh, 1,30 quasi. Buono. Tra l'altro, ho agganciato questo pozzo qui perché qui c'è davvero tanto. Petrols 1,28, 27 sta scendendo. Però vedo che sta salendo la right. Vediamo un po' se riusciamo a fare una magia. 26.000, signori. Allora, chiudiamo questo. Appena scende sotto a un dollaro. Perfetto, facciamo un altro rhabdo e anche un po' amante. Ok, è l'ultimo mese, vendiamo tutto. Speriamo di finire anche questo giacimento qua. 33.000, 35.000, guardate quanto vendono i bastardi. Cambiamo subito, andiamo tutti alla left, anzi alla right. 40.000, signori, ho finito tutto il petrolio. Venduto tutto? Sì, cazzo, ottimo lavoro. Le fuoriuscite purtroppo ci hanno dato un po' di malus, però l'abbiamo compensati con il bonus per il petrolio. Signori, 42.580 dollari abbiamo dato in culo a tutti quanti. Ottimo lavoro. Non ci sono novità, andiamo a vedere. Anthony che dice: dammi uno dei tuoi diamanti splendidi e te lo indicherò sulla mappa. Un terreno ricco di petrolio, interessante. Il nostro prezzo sarà superiore a 0,91, questo non è male. Oh, per 4.300 il mio prezzo non scenderà sotto ai 9,60. 9,60 sono buone, accetto. Anthony vuole un diamante, eh? Interessante. Allora, con tutti questi soldini posso addestrare le talpe ad estrarre i diamanti. Sul serio. Come cazzo fa? Vabbè, comunque, ok, non facciamoci domande. C'è la tubatura ancora più larga. Io voglio comprare il silos di dimensioni 3 perché è in porciance. E voglio vedere se posso aumentare la mandria a 15.000, yes. Appunto non scendere sotto. No, 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 sto a 32.000, ci Dopo stiamo. quindi. Non voglio indebitarmi come gli idioti. Andiamo nell'asta. Qui ci sono i diamanti e questo qui è terreno danaroso. Speriamo che sia anche questo. No, 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 non me lo rubate qui. Ecco, qui non venite a rubarmi il mio terreno. Vedi, lei è stata intelligente, l'ha trovato vicino al terreno danaroso, ma anche vicino a quelli diamantosi. Andiamo. Trovato subito il petrolio, signore e signori. Wow, wow, wow. Allora, io qui metterei subito il mio silos per conservare i soldi. Guardate, vedete, non scende più al 96. Buono, buonissimo, vendiamolo subito. Andiamo a vendere il nostro greggio, così facciamo subito un'altra. No, 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 non qui, non qui, non qui, deficienti, di qua. E andiamo a scavare. Speriamo di non imbeccare la roccia, ragazzi. No, è piccolo piccolo. Ma perché? Che sfiga che sei! Sei proprio uno sfigatissimo, Marcus Cron. Vabbè, facciamo così. Che
Che merda, incredibile. Cerchiamo altri Rabdo e anche un po' Manti. Ah, ma il tizio dice che ce n'è dell'altro, eh. E allora facciamo che scendiamo per di qua. Andiamo a vedere qua giù. Speriamo di non beccare la roccia, mamma. Che culaccio, incredibile. Andiamo a vendere di qua che c'è 121. Che cassus. Questo lo potenzio. Mettiamo un bel trombatorione. Non abbiamo soldi, merda. Però possiamo farcela. Eccola qua. Poca robetta questo terreno. Poca robetta. Mandiamo una talpa così, tanto mi costa soltanto 100 us. E facciamo un altro chicco. Ho trovato una roccia parecchio ostica. Perché. Oh mio Dio. Oh mio Dio, devo fare tutto il giro. No, aspetta, allora faccio così. Vediamo un po'. Ma quanto cazzo è grossa questa roccia! Merda! Ok, vendiamo tutta la right che è salita sopra 96, non è male. 1,4, 1,45, buono ragazzi, 1,50, mai visto prima. Vendi, 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 vendi tutto, vendi tutto, vendi tutto. Allora io devo decidere se buttare tutti i miei soldi alla ricerca di sto cazzo de pozzo qua sotto, oppure no. Quasi quasi faccio così. Speriamo che mi dica culo, sto buttando 500 monetozze, eh. Vediamo. Non ci credo, è tutta roccia qua sotto, cazzo! No, fermati! L'ho trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! È grande almeno. Credo di sì, credo sia grande. Ho fatto un inciucio incredibile, ragazzi, davvero, guarda. Allora, potenziamo questo, questo e questo. Ok, abbiamo tre silos giganti pieni, andiamo a vendere, 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 vendere! Quasi quasi farei qualche cavallino marino in più. Andiamo a venderli tutti perché a 1,30 è strabuono come prezzo. 30.000! Ottimo lavoro! 35.000! Dai, 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 no, non scendere, non scendere, che facciamo 40? 40.000 perché abbiamo un po' di fuoriuscite. Oh, ottimo! 44.000! Mala, 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 mala. E signori, visto che abbiamo pochissimo carburante, abbiamo finito, penso tutto, io direi di venderlo al nostro amico. Ok, e finire, vediamo un po' che succede. Preso tutto il petrolio, ci sono state molte fuoriuscite però. Già, però 43.000. Sti cazzi. Chi è il fottuto re del petrolio? Chi è? È Joshua. Eccolo, c'ha i baffi brutti. Sono molto indeciso se prendere la perforazione oppure le talpe che prendono i diamanti, ragazzi. Perché non vorrei che mi ritrovo un terreno soltanto di roccia, come un po' quello di prima. Quindi me la prendo. E andiamo ad addestrare le talpe ai diamanti. Magari sono utili. Ed andiamo all'asta. Asta per i terreni, vai. 41, 46. Cazzo, 56 questo. L'immortacci tua. Io mi prenderei questo qui. Già ho fatto una controfferta. Controfferta. Oh, controfferta. Basta, Chicco. Ok, l'ho venduto. L'ho comprata a 6.000 dollari. Speriamo che sia danaroso perché. Cioè. Capisci, capisci, capisci. Andiamo! Papà, chi vuoi? Le talpe possono restare diamanti. Se trovi un diamante, speriamo di trovarne allora. Andiamo! Signori, ho ritrovato subito il petroleum. Mettiamo un po' di cavallucci marini. E andiamo a vendere a questa che sta. No, questa qui che sta a 1,27, presto! Presto, Chicco! Vai, vendi, 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 prima che scenda. Vendi, 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 vendi. Altri cavalli, potenzia cavalli. Vai, vai, vai. Vai, stop. Ok, facciamo un silos, lo mettiamo qua. E qui andiamo a fare un'altra pompas per ricordarcelo. E anche qui un'altra pompaus. No, risparmiamo perché ho soltanto 300 monete e questo mi sa che si riempie subitissimamente. Oh mio Dio, mi si è riempito il silos, ragazzi! Aiuto! Ti prego, cresci prezzo! Cresci! Sì, vai, vendi tutto, vendi tutto, vendi tutto! Vai ragazzi, vendiamo! Vendiamo! Vendiamo tutto quanto! Vai, 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 vendi, vendi, soldi, 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 soldi! Ottimo! Ottimo! Un bel gruzzoletto con cui ripartire, perfetto! Vabbè, lasciamoli qua. Allora, andiamo a cercare quest'altro petrolio. Speriamo che non ci sia la roccia. Mamma mia, che culo che mi sta dicendo! E andiamo anche di qua. Niente roccia, per favore, mamma. Niente roccia. C'ho il culo sul faccione, ragazzi. Davvero c'ho il culo sul faccione. Questo sta salendo, quindi io venderei di qua. E niente, andiamo veloci. Mi pento di non aver fatto la trivellazione, quello, cioè il tubo più grande. Però
Però chi se ne frega, sono contento. Già stiamo a 10.000 il 15 di maggio. Nuovo petrolio, dove sei? Ciccio, vieni qua. Allora, facciamo così. E scendiamo. Anche tu? Io faccio così. Oddio, l'ha trovato subito, fantastico. Avrei dovuto fare così a sinistra, però vabbè. Chi se ne frega della musica. Tanto stiamo venendo a 1,20. Quando scende dobbiamo smetterla. Aia, roccia. Potenziamolo. Scaviamo giù. Oh, che bello passare. Cazzo, questo è grosso. Questo è grosso. Mi piace. Cioè, non è che mi piace grosso, scusate. 15 agosto, voi non lo vedete perché ho spostato la webcam, come mi avete chiesto, e abbiamo 24.000 dollaroni. Allora, qui però il tizio mi dice che c'è ancora un giacimento, quindi proviamo a girare qui a sinistra. Mamma mia, questo terreno è di un ricco incredibile, ragazzi. Potenziamo tutti i cavetti e andiamo di rabdomanti e di talpe. Voglio un po' talpare. Tanto costano soltanto 100. E qui sta salendo sopra un dollaro. Vediamo. Vai. E quello che potete notare alla vostra sinistra è un esemplare di Marcus Cron che parla anche se ha il microfono mutato. Che rincoglionito, Marcus Cron. Andiamo a sistemare questo 20.000 per evitare le fuoriuscite. O almeno qualcuna. Andiamo a scavare di nuovo. Ho preso un terreno a poco, soltanto 2.000. Speriamo che ci dica bene perché. C'ho sempre paura che se non faccio la contrattazione la prendo in del culo. Grazie al potenziamento del timer ci vorrà più tempo per le fuoriuscite delle due trivellatrici. Va bene, vabbè. Ah, vedi, una zona cicciotta. Chi è che sale? Vabbè, io vendo a questo. Questo sta salì, questo sta salì, questo sta salì. Cavalli, cavalli, ci servono cavalli. Cavalli di razza. Facciamo il livello 2. Prendiamo tutti i cavalli, perché io tendo ad accumulare le risorse, ragazzi. Facciamo così. Ok, e li mandiamo qua. Appena ci abbiamo un po' di. No, vabbè, dovrebbe farcela tranquilli. Perfetto. Un altro cavalluccio marino, però non sarebbe male. Perfetto! Già i nostri 1.000 ce li abbiamo. Andiamo a cercare l'oro. L'oro nero. Oh, ma che bel castello, Marcondino di Rondello. Qui sta cagata incredibile. Che schifo. Voglio morire. Ho fatto un livello 3, non so se ho fatto bene. Nel dubbio, mettiamo un Silos. Oh mio Dio, adesso questo pompa alla stragrande. Guardalo, 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 guardalo. Già sta pompando. Vendi, vendi, Chicco. Vendi, vendi. Questo qui ha trovato qualcosa. Vai. Vai giù. No, no, andate. Oh mio Dio, non ce la fanno. Il livello 3 è troppo, troppo, troppo potente. Vendiamo tutto quello che abbiamo trovato. Anche se il prezzo sta scendendo. Altri rabdomanti. Potenziamo i cavi. Oh, ragazzi, stiamo andando bene. Dai, 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 dai. Dai, no, sta scendendo, sta scendendo. Ok, via così. Questo ne ha trovato un altro. Posso farlo? No. Aspettiamo che finisca questo. E anche Ciccio ne ha trovato un altro. Ora, sperando che non stia proprio qui, andiamo di qua e poi andiamo giù. Tanto becco la roccia sicuro come il pane. No! Ragazzi, che culo. Che culo. Culo, 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 culo. E qui il gioco si fa buono perché abbiamo 1,20 e 3 silos grandi pieni, quindi stiamo facendo i big money, quelli veri. Ok, stiamo a 13.000, 14.000. Dai, 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 dammi un po' di più, dammi un po' di più, so che puoi farlo, so che puoi farlo. 19.000, ok, si ferma questo. Ho soltanto un pozzo, tranne Ciccio che mi dice guarda che di qua c'era un altro. Va bene, Ciccio, noi ci affidiamo a te. Ed effettivamente ce n'era uno, quindi potenziamolo. E mettiamo l'ultimo rabdomante, perché se non trova niente vuol dire che il terreno si è esaurito. Purtroppo 20.000 sono davvero pochi, però va bene, va bene, va bene. E no, c'è invece. Attenzione. Ce l'abbiamo. E lo trova Marcus Cron. Potenziamo questo tubo. Ok, il prezzo qui sta salendo. E io direi di vendere tutto quello che abbiamo ai nostri amici. 20.000, ho ripreso il mio investimento per minare là sotto. 25.000, dai, 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 svuota questo silos prima che scenda. 1,30 ancora va benissimo. 33.000, forse non abbiamo fatto una cappellata. Attenzione perché lì scende. Qui sale, lì scende, qui sale, andiamo di qua. No, è finito tutto. Signori, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vittoria! Mamma mia, 39.000 da un posto non poi così wow. Cioè.
ottimo lavoro, siamo i re del petrolio, cazzo. Ed attenzione, il sindaco ha un annuncio da fare, tra poco andrà in pensione e cesserò di essere il sindaco, va bene, perché muori. Il mio successore sarà la persona che possiede il maggior numero di azioni della mia città, che venderò gradualmente alla nuova asta. Io non credo che sia legale questa cosa, vendere le azioni di una città che ti intaschi tu, ma va bene. Quindi c'è un'asta, asta per terreni, vediamo un po'. No, non questa. Asta per azioni. Inizia. Che devo fare? Compra? No, 50.000 che te sei in culo. Il 5% delle azioni. Beh, dai, 10.000 ce li possiamo spendere. Vediamo chi fa. Se arriviamo fino a 10.000. Arriviamo. No! Daisy puttana! Daisy figlia della merda! No, vabbè, lei, Daisy c'ha il 5% d'azione. Quindi questa qui è la meccanica di fine gioco, cioè vince chi ha più azioni a fine di tutta la carriera. Figata, mi piace. Ma non è Daisy, poraccio, scusa Daisy, non volevo darti la troia, è Riccardo figlio della merda. Quindi signori, questo qui è Turmoil, se vi piace il signor Marcus Cron lasciate un pollice in su e condividete il video, io vi salustro e in base alla vostra gratitudine, no, gradienza, no, ingraziamo, quella cosa là, io deciderò o meno se portare avanti questa serie, quindi vi salustro, bella per voi!